Ciao a tutti i Colors, benvenuti in questo nuovo video. Non so quando mi vedrete perché ho in mente di metterne un po' prima di questo, ma sto girando questo per evitare di rimanere senza video a maggio, quindi probabilmente mi vedrete intorno a maggio. Ho deciso di dare precedenza a questo tag perché mi è piaciuto più degli altri. Eppur non essendo stato taggato, ho deciso di farlo. Il tag è stato ideato da Cristi74 e Giampi97. Io l'ho visto la prima volta da Elisabetta R. Ma andiamo con le domande. Hai un'abitudine particolare prima di andare a dormire? La mia abitudine è quella di farmi mettere Freya sul letto. Perché la signorina è molto pigra e non vuole salirci da sola ed è l'unica cosa su cui la perdono. È per avere compagnia a letto la sera. Diventa un po' problematico quando quelle rare volte che accade sono io in compagnia umana in un letto e lei non vuole perdere giustamente il suo posto. Quale caratteristica del tuo carattere ti piace meno e perché? La caratteristica del mio carattere che mi piace meno è il mio modo di pesare le cose. Sono sì una persona forte da una parte, poi ne parliamo casomai dopo, ma dall'altra non sono a mio parere abbastanza strafottente. Questo mi dà modo di pesare le cose in un modo che non mi fa bene e non mi piace di me stesso. Quale caratteristica del tuo carattere ti piace di più, pro e contro? Sicuramente la maturità, prima ve l'elenco, poi facciamo pro e contro. La disponibilità, la propensione all'ascolto, parallelamente alla capacità di sapere essere anche una persona scherzosa, portata alla leggerezza, nel senso positivo del termine. Pro e contro di queste caratteristiche. La disponibilità può essere scambiata per stupidità, l'intelligenza e maturità può portarti a vedere cose che non vorresti vedere alla tua età. Ormai saranno 29 quando vedrete questo video. La propensione all'ascolto può essere scambiata a volte per dico tutti i fatti miei a questo povero idiota, però quando ha bisogno lui non ci sarò e boh, non mi ricordo nemmeno più quelle che ho elencato. Andiamo bene, 16 a Roma. Hai mai fatto acquisti per colmare vuoti? Sì. Io sono una persona molto tirchia di base, però ci sono due occasioni in cui faccio acquisti: quando sto bene e quando devo colmare qualche vuoto. Nelle vie di mezzo io non compro, nelle vie di mezzo risparmio. Quindi se compro o sto bene o sto male. Ti è mai capitato di sentirti inferiore a qualcuno, amico, amica? Beh, ragazzi, non prendiamoci in giro, nessuno nasce con l'autostima costruita. Nessuno. Tutti noi nasciamo e viviamo i primi anni della nostra vita credendo che sia tutto roseo e bellissimo, poi puntualmente c'è qualcosa che ci smentisce a volte in maniera molto, molto brusca. Quindi sì, quando io avevo l'autostima più bassa di adesso, che comunque a mio parere è in lavorazione, mi sono sentito molto spesso inferiore. Nella vita ti senti competitivo perché io odio stare in competizione, preferisco al contrario avere le mie gioie se ci sono, quando ci sono, e godere di quelle degli altri, perché la vita è già tanto difficile, tanto faticosa, soprattutto se si portano addosso dei doppi stigmi, delle doppie diversità, come nel mio caso. Quindi ci manca soltanto che io mi metta in competizione e poi siamo a posto. Sei una persona vendicativa oppure sei una persona che dimentica quello che ti è stato fatto, nell'uno e nell'altro?
Non dimentico, a meno che non sia proprio la mia mente che a livello inconscio me lo richieda. Ma nemmeno sono eccessivamente vendicativo. Semmai posso essere una persona che si comporta di conseguenza a seconda di ciò che mi è stato fatto e barra o spera che il karma faccia il suo corso. Per esempio, fai finta di dimenticarti di me dopo che mi hai fatto del male? Te lo ricordo io. Non faccio l'amicone come se nulla fosse. Se un amico tradisce la tua fiducia, che fai? Come ti comporti? Parleremo meglio di amicizia in un altro tag che non ho ancora idea di quando uscirà. Ma prima di allora, vi rispondo dipende. Dipende perché ogni amicizia è a sé, ogni persona è a sé. Di certo per me se un'amicizia finisce vuol dire che non era amicizia nemmeno prima, perché con un amico ti puoi anche prendere a parole, puoi anche litigare, puoi anche alzare la voce, però se è vera amicizia vuol dire che non ti ha fatto abbastanza male da mandarlo a quel paese potete ricucire, altrimenti non lo era nemmeno prima, se si è permesso di essere cattivo con te. Che tipo di persona sei adesso e che tipo di persona eri? Quali sono stati i cambiamenti? Passatemi la parolaccia. Prima ero fondamentalmente un coglione. Sto parlando di una persona che vedeva il buono ovunque e potenzialmente in chiunque, anche fino ad un'età relativamente avanzata, fra virgolette. Parliamo di una persona che appena notava una certa simpatia, ti buttava le braccia al collo e ti diceva ti voglio bene credendoci pure. Parliamo di una persona che sempre all'indomani di questa simpatia, appena iniziato ad avere il cellulare, quindi da 13 anni in su, ti chiedeva il numero di cellulare convinta che tu la chiamassi e poi ci rimaneva anche male se così non era. Sono ancora una persona molto fisica, molto incline al contatto fisico, praticamente un koala. Però un koala che dispensa i suoi abbracci con molta più attenzione, con molta più selezione, che non chiede abbracci alle pietre, nel senso ampio della parola, centellina molto di più i ti voglio bene e i ti amo soprattutto, perché in passato l'ho detto veramente in maniera spropositata. Di che segno sei e con quale segno vai particolarmente d'accordo? Allora, io mi trovo nella cuspide del toro, essendo nato il 21 aprile, come avrete già probabilmente visto. Onestamente, però, non essendo un seguitore assiduo di oroscopo, non saprei dirvi con quali segni vado più d'accordo. Non c'è scritto chi taggare. Alcune persone non posso taggarle in quanto lo hanno già fatto. Diciamo che dovrebbe non averlo fatto l'angolo degli arcani. Non credo che lo abbia ancora fatto Clay and Bonnie. Non taggo più nessuno perché lo state facendo tutti di quelli che volevo taggare. Vi ricordo, se non siete iscritti, di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video, di seguirmi su tutti i miei social, soprattutto su Instagram, dove siete pochi, pochi, pochi. E noi ci vediamo al prossimo video, meno stupido. Ciao!